Ciao a tutti. Allora, purtroppo il risultato finale non è stato coerente con quanto visto sul terreno di gioco. Perché dico questo? Dico questo perché, a parer mio, soprattutto anche per un discorso di occasioni avute, soprattutto rispetto al Prato, il Livorno meritava di vincere. Parliamo un po' della partita, come sempre, o come quasi sempre, parlando del primo e del secondo tempo. Allora, Livorno che entra in campo in maniera secondo me migliore rispetto alla disastrosa, comunque a livello di mentalità, anzi inizio gara della partita precedente, ovvero che Livorno gioca senza sbilanciarsi troppo, ma comunque, anche se pure, come ho detto prima, entra in campo secondo me in maniera migliore, non entra comunque con il giusto atteggiamento, perché ok, che non si sbilancia troppo, però allo stesso tempo non crea nemmeno così tanto per eventualmente andare in vantaggio. Resta il fatto che dopo poco, perché comunque è iniziato, non mi ricordo quanto di preciso, però credo forse non 10-15 minuti più o meno, comunque non dopo tanto, purtroppo ancora una volta subiamo il gol, anzi diciamo prendiamo, o perlomeno ci facciamo andiamo in svantaggio per conto nostro, ecco perché. Perché per chi non lo sapesse, dopo l'altra volta, diciamo, abbiamo preso gol per una gaffe di Mazzoni, stavolta invece lo prendiamo su un'altra gaffe, diciamo, o in questo caso Torete di Gasbarrio. Comunque, dopo aver preso il gol, comunque il Livorno, scusate, ho detto due volte, comunque era tre. Il Livorno continua a giocare sugli stessi ritmi, forse magari cerca un po' di più l'eventuale gol del pareggio, però così non è. Comunque resta il fatto che Livorno, come ho detto prima, gioca in maniera molto, secondo me, leziosa, ecco. Secondo tempo, meno male succede quanto è successo anche nella gara precedente, ovvero Livorno rientra in campo con un'altra mentalità, con un altro spirito, ovvero in questo caso quello di, ancora una volta, di cercare di ribaltare il risultato. Purtroppo, vabbè, come avete visto dal risultato finale, così non è stato, però è stato il fatto che si è visto un cambiamento. Un cambiamento che appunto mi ha permesso, diciamo, di poter dire questo, ovvero la cosa che ho detto inizio video, ovvero che abbiamo iniziato a creare svariate occasioni che purtroppo però poi non ci hanno portato al gol diciamo, della ribalta, ecco, ma però tutto sommato, meno male per come stanno andate le cose, perché sembrava che poi non potesse andare. Diciamo, queste occasioni ci permettono almeno di pareggiare con un rigore trasformato ancora una volta, diciamo, non per il rigore, ma per i discorsi che ho fatti, da Pedrelli. E insomma, questo è il motivo per cui ho detto che secondo me meritavamo di vincere noi. Ecco perché? Perché il secondo tempo, appunto, abbiamo tirato fuori i cosiddetti e abbiamo fatto vedere, diciamo, che passi siamo fatti. E quindi di conseguenza, secondo tempo, Livorno è entrato, come ho detto prima, con un altro atteggiamento, e un atteggiamento decisamente, direi, offensivo. Fine, sono stato veloce, forse probabilmente sono stato poco chiaro, però spero che magari abbiate capito la differenza tra primo e secondo tempo, e che c'è stato un leggero miglioramento a livello di mentalità, diciamo, per quanto riguarda l'inizio gara, dato che, come ho detto prima, inizio gara che ci fu a Gavorrano, sì, Gavorrano contro il Gavorrano, scusate, in casa, appunto fu clamorosamente disastroso, quindi diciamo che oggi meno male così non è stato, anche se in realtà per far meglio l'altra volta ci vuole veramente poco. Però, qui c'è un però, questa è un'opinione mia, diciamo che l'atteggiamento che ha il Livorno contro le squadre che sono sicuramente alla nostra portata, perché con tutto il rispetto per il Prato, credo che parlando in maniera obiettiva, qualitativamente siamo almeno un po' meglio rispetto a loro. Io personalmente, dato che soprattutto quest'anno, rispetto all'anno scorso, come ho ribadito anche nel precedente video, veramente sembrerebbe che Livorno voglia a tutti i costi tornare in Serie B, direi che secondo me l'atteggiamento non è proprio ideale, quello che Livorno appunto ha contro le squadre che sono alla sua portata, ecco. Quindi cosa mi aspetto io? Questo, come ho detto prima, è solamente un mio commento, una mia opinione. A me personalmente piacerebbe che magari iniziassimo, diciamo, a manetta subito, a
diciamo spingendo parecchio, chiaramente non consumando tutte le energie che abbiamo, sennò diventa un patimento, però diciamo che secondo me quando è possibile mi farebbe piacere se Livorno provasse sin da subito ad essere aggressivo, come ha fatto vedere a inizio secondo tempo, sia di questa partita ma anche di quella precedente, ecco. Purtroppo così non è, e magari sono io che sbaglio, che ripetendo troppo, però a me personalmente, come per la terza volta dico e ribadisco, piacerebbe che almeno contro le squadre che sono sicuramente a nostra portata, il Livorno magari partisse in maniera diversa. Fine di questa è un'aggiunta mia. Comunque, parlando un po' invece del gioco, allora, gioco secondo me direi abbastanza forse migliorato, o diciamo più che abbastanza un po' migliorato rispetto all'altra volta, e secondo me anche a causa, meno male comunque, perché vedi che possiamo fare anche un po' meglio, causa dei giocatori diversi che ci sono stati in campo, i primi secondo me Valiani, che ha comunque veramente, soprattutto per l'età che ha, fa veramente tanto e corre veramente tanto, veramente sembra che abbia a volte un passo in più rispetto agli altri, meno male. E appunto secondo me lui è uno di quelli che oggi ha permesso di avere un gioco diciamo un pochettino migliore rispetto all'altra volta. Chiaramente non è che si è fatto il tiki-taka, altre cose, ci mancherebbe, però magari nonostante gli svariati palloni persi a cazzo, perché quelli non mancano mai, però magari a volte abbiamo provato a fare dei passaggi diciamo semplici e volendo anche efficaci, almeno ripeto come dico sempre, questa è una mia opinione e io ho visto questo, magari uno può dire ma a me mi è giocato peggio l'altra volta, uno può dire cosa gli pare, io dico solamente quello che penso. Quindi appunto a livello di gioco sembrerebbe che magari con gente tra virgolette un po' più esperta o comunque diversa, sembrerebbe che Livorno possa giocare un pochettino meglio, ecco. Poi guardiamo un po' di nuovi acquisti, diciamo. Allora, l'altra volta dissi in maniera molto 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 generica il discorso del calciomercato, ovvero che Livorno ha preso prevalentemente giovani, lasciando alcuni, che fra l'altro uno dei vali hanno già rivenduto, questo poi è un discorso che faccio dopo. E diciamo che comunque negli ultimi giorni di mercato, per chi non lo sapesse, il Livorno è stato raffa e sono rimasto comunque positivamente sorpreso, perché ha preso gente secondo me di qualità, soprattutto, anzi fra i quali soprattutto Maiorino e Bruno, anche se oggi Bruno è che abbia brillato, e spero che veramente sia stata una giornata no, e che possa rifarsi. E appunto, giocatore di qualità che a me hanno fatto piacere, ecco. Quindi diciamo che meno male, diciamo un mercato un po' meno deludente, ecco, per come si erano messe le cose. Purtroppo però, vabbè, anche penso per un discorso di svenita, purtroppo questi ultimi sono arrivati a fine mercato, peccato, perché magari se venivano prima potevano magari diciamo inserirsi meglio nella squadra, e sia già col Gavorrano, anche se il risultato poi è stato positivo, e sia anche questa partita qua che purtroppo diciamo non ci ha permesso di portare 3 punti a casa, diciamo mi dispiace un po', ecco. Però tutto sommato sono contento che sono venuto, comunque per chi non lo sapesse gli acquisti sono, dico quegli acquisti veri e propri, non i classici prestiti, Montini, Maiorino e Bruno, poi mi pare Perez e quell'altro che non è pronunciabile, fare quarto, sono prestiti. Comunque appunto hanno fatto piacere, purtroppo però sono arrivati a fine mercato. Per quanto riguarda invece le scorse cessioni, ora sì, mi sono attaccato dalle scorse prestazione, non avevo acquisti, era arrivare le cessioni, non me faccio tutto insieme, diciamo che un commentino così. Allora, sono state 3, no, almeno quelle che ho sentito, ovvero Blondé, Moscati e Maritato. Allora, Blondé, vabbè, preso a giugno e a luglio, insomma, è rivenduto, è anche bello, un acquisto molto molto strano, anche di sequenza strana anche la vendita, vabbè, cioè non hanno nessun motivo, anche se ci potevamo pensare prima. Moscati, diciamo, anche secondo me a lui, soprattutto anche per una scorsa esperienza, che l'anno scorso ha fatto, diciamo, acquisito più esperienza si è fatta esperienza laggiù con l'Entella in Serie B, se era uno che magari poteva far comodo, però quanto pare stavolta la società ci poteva fare poco, perché
se non sbaglio, era il giocatore stesso a volere essere comunque ceduto o comunque mandato in prestito, perché se non sbaglio anche lui è in prestito. E poi su Maritato Jovic voleva spezzare una lancia a favore di quelli che la pensano come me. Ok, l'attaccamento alla maglia, ma secondo me non è che si è perso un grandissimo attaccante, che se va a vedere il tutto ha fatto, pare, poco meno 10 gol in tutto il campionato, anche se vabbè all'inizio del campionato non è che avesse grandi opportunità, e comunque anche se uno dice di lui ne faceva gol, ma diciamo che pensiamo anche al discorso attacco l'anno scorso, non è che avessimo un grandissimo attacco, ecco. Quindi diciamo che secondo me dispiace perché era uno dei pochi, per quanto mi è sembrato di vedere, che fosse veramente attaccata la maglia, però dal punto di vista diciamo calcistico, qualitativo, a me non è che cioè, mi sia dispiaciuto più di tanto, sperando chiaramente non innesti, seppur non veri e propri attaccanti, perché anche Maiorino se non sbaglia nella seconda punta, però possono diciamo far meglio, ecco. Quindi fine discorso acquisti e cessioni, ho voluto anche un commento su questo. No, ora, tornando sull'argomento principale della partita, io credo di aver detto in maniera non sintetica, perché alla fine non è stato sintetico per niente, è sempre lungo il commento, tutto quello che c'era da dire senza entrare nei particolari. Diciamo che davvero dovremmo migliorare un po', nonostante tutto, nel gioco, nonostante secondo me ci sia stato un po' di miglioramento, dobbiamo cercare di finalizzare quel che creiamo, almeno qualcosa di più. Perché veramente oggi, perché non avessi visto la partita, abbiamo avuto veramente tante occasioni, o comunque non tanto di tiri, ma comunque a livello di, diciamo, proprio entrare nell'area avversaria magari, cioè veramente il secondo tempo è stato, cioè Mazzoni non ha fatto nemmeno una parata, niente, loro se non sbaglio hanno fatto un tiro, mi sta venendo ora a memoria, sì, un tiro che vabbè andava fuori porta, fra l'altro, e basta, non hanno fatto altro, quindi è stata giocata prevalentemente nella loro area difensiva, ecco. Quindi abbiamo avuto comunque abbastanza opportunità per addirittura ripartire il risultato. E sinceramente a me mi scoccia un po' perché diciamo che sono dei punti lasciati lì, ecco. E spero ovviamente che a fine anno non possano essere rimpianti, ecco, via. Comunque, non c'è da dire altro. Scusate se magari la sto tirando un po' per lunghe, ma voglio cercare di essere, diciamo, di dire le cose in maniera un po' più completa, ecco. Credo che non ci sia da dire altro, ho fatto come, scusatemi, come purtroppo spesso mi accade, un po' miscuro tutte le cose, però spero che, diciamo, il contenuto un po', almeno un po' vi sia arrivato. E niente. Basta, non c'è da dire altro, no, non c'è da dire altro. Speriamo, ecco, questa è una cosa che spero. Speriamo la prossima volta di non prendere go. E se poi bisogna prenderlo, preferisco davvero, mi fa girare meno le scatole se si prende go, perché magari l'avversario fa una bella azione, che piuttosto prenderlo per gaffe nostre. Ecco, questa è un'aggiunta mia che ci tenevo a dire e a precisare, ecco. Insomma, dai, detto questo, che non c'è da dire altro. Eventualmente, se mi dovesse venire in mente qualcos'altro, scrivo nei commenti. Se avete qualche domanda, come. O comunque domanda, o comunque contestazione, diciamo, come è successo svariate volte, ma soprattutto nella partita precedente, scrivete pure se posso commento, dicendo chiaramente sempre la mia, e basta, via. Ora, allora, la prossima partita sarà contro Lucchese in casa, speriamo bene, eh. Comunque è un campionato un po' strano, anzi è stato un inizio campionato strano, perché squadre che in teoria dovevano spaccare già dalle prime giornate, cioè queste due erano a 6 punti con 28 gol di differenza rispetto alle altre, sembrerebbero invece che per ora siano abbastanza esuanti, basta vedere il Pisa, sembrava di spaccare il mondo, e per ora, mi tocco, perché mi va bene così, per ora è un solo punto, ecco, in 2 partite, e non è bel inizio, ecco. Vabbè, via, basta, sono quanto è, un quarto d'ora di registrazione audio, di un po' di video, insomma. Ci vediamo al prossimo commento. Via. Ciao a tutti.